Voi noi, a differenza della sinistra, non diciamo votate noi perché gli altri sono brutti, cattivi, razzisti, comunisti. No, in questo momento agli italiani interessa poco il passato, destra, sinistra, fascisti, comunisti. Noi ci proponiamo città più pulite, più sicure, e la sicurezza non è di destra o di sinistra, è per tutti. E a livello nazionale il tema centrale è il lavoro. L'ho ripetuto anche oggi al Presidente Draghi, lavoro, 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 la Costituzione ricorda che siamo una Repubblica fondata sul lavoro, occorrerà recuperare miliardi di euro buttati via in redditi di cittadinanza regalati a chi non ha voglia di far nulla e magari viene dall'estero per campare le spalle degli italiani, e quindi alzare la flat tax, confermare quota 100 e abbassare le tasse alle famiglie sono le nostre priorità. Sul reddito di cittadinanza promettete una battaglia in Parlamento, in che modo? Avrò l'onore di essere il primo firmatario in Senato in manovra economica di una proposta che dà un aiuto a chi non può lavorare, che è sacrosanto, quindi disabili, invalidi, coloro che non ce la fanno più, ma toglie i miliardi di euro regalati a quelli che si rifiutano di andare a lavorare, che vengono dall'estero per incassare e poi tornano al loro paese, sono 8 miliardi. Con quegli 8 miliardi quante famiglie, quanti piccoli imprenditori, quanti lavoratori si aiutano? Quindi togliere questo spreco e girarlo ai lavoratori e a coloro che vogliono andare in pensione, perché se qualcuno pensa di tornare alla legge Fornero dovrà passare sul mio corpo per tornare alla legge Fornero. Quindi si chiamerà più reddito di cittadinanza, cosa pensate? Ma il nome è l'ultimo dei miei problemi. Era nato come uno strumento per creare lavoro, invece crea lavoro nero, disoccupazione, concorrenza sleale, e quindi noi vogliamo investire sul lavoro vero, non sul lavoro nero. E quindi aiutare chi non può lavorare è un conto, togliere i soldi a chi campa alle spalle del prossimo e si rifiuta di lavorare è qualcosa che penso avrà la maggioranza in Parlamento. Di là magari rimarranno PD 5 Stelle e poi gli italiani sceglieranno. Il Barese è una terra di lavoro e poi anche qui c'è la disoccupazione. Che cosa è saltato? Ma un anno e mezzo di Covid ha fatto disastri, per questo che come Lega testardamente da mesi ci stiamo impegnando perché non salti neanche un posto di lavoro. Gli italiani sono fra i più vaccinati al mondo. I lombardi sono fra i più vaccinati in Italia e quindi mettere dei limiti, dei divieti, delle restrizioni a medici, infermieri, poliziotti, camionisti, fruttivendoli, operai, maestre, non ha senso. Quindi diritto alla salute ma diritto al lavoro. E poi Varese, il voto dei varesini sarà un voto per Varese, non sarà un voto politico. È la sinistra che sta girando l'Italia cercando fascisti o razzisti che non ci sono. Noi vogliamo una Varese come era, la città giardino. È la città laboriosa. Negli ultimi anni chi governava si è seduto, l'idea di portare tutti gli uffici comunali e tutti i dipendenti comunali laddove c'è degrado, nel pieno centro, liberando risorse, portando sicurezza, luce e vita in centro è assolutamente un'idea intelligente.